Ciao ragazze, eccomi di nuovo qua. Non sono scomparsa, ma mi sono soltanto sposata, come già vi dicevo. Faccio un video velocissimo perché in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo mese, come avete notato che non ho pubblicato nulla, è perché ho avuto altro a cui pensare in preparazione del matrimonio, che niente, è stata una bellissima cerimonia, un bellissimo matrimonio, mi sono divertita tanto e per cui insomma le mie attenzioni si sono, cioè mi sono dovuta dedicare a questo e quindi ho creato veramente, veramente poco. Però faccio questo video, seppur veloce, per vedere, sì, qualche anche creazione e qualche piccolo acquisto che ho fatto. Non l'ho fatto qui in Italia, ma l'ho fatto a Lisbona, perché visto che il viaggio di nozze lo facciamo dal 27 d'ottobre, che andiamo in Messico, avevo regalato per mio marito, per il suo compleanno, un piccolo viaggetto a Lisbona, una capitale che ci piaceva visitare, ci sarebbe piaciuto visitare, e così ho preso, con l'occasione ho prenotato e siamo andati. Siamo andati da domenica e siamo tornati giovedì mattina presto. E ragazze, io non so, mi si sono stupite anche le mie amiche, ma lì ho comprato qualche perlina, anche se di negozi o di giornali non c'era neanche l'ombra sul nostro hobby. Però io non so come ho fatto, ma proprio per fortuna ho trovato questo negozio. È nata così, nel senso che il mio ragazzo, mio marito, doveva distrarmi da una vetrina, non so se era di trucchi o che cosa, adesso non ricordo bene, e mi ha fatto entrare in questo piccolo vicolo dove c'erano due negozi e uno dei quali era perline, perline di vetro. Perle in vetro, non perline, e non ho potuto non comprare. Per cui vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso sacchetti, c'erano 100 grammi di perle di vetro. Adesso poi ve le faccio vedere comunque una a una a 4 euro. Insomma, come prezzo non mi è sembrato male. Ho preso questa qui, che è questa pallina di vetro che dà sul blu e tutti i colori dell'arcobaleno c'è dentro. Non so se riuscite poi a vedere dalla telecamera. Ed è veramente carina. Poi ho preso queste qui, queste perle in vetro qua con queste puntine. Anche questo sempre a 4 euro. E questa è la perla da vicino. Eccola. Poi ho preso queste qui, sempre allo stesso prezzo. E sinceramente a me piacciono davvero tantissimo. Sono carine, sono invernali come colore, visto che anche voi state già preparando collane o comunque creazioni autunnali. Ho trovato anch'io delle perle che sicuramente non sono estive, direi proprio di no. E ho preso questo. Poi ho preso queste qui, che in verità sì, mi piacciono, ma non mi finiscono di piacere. Qualcosa sicuramente ci farò. Magari datemi qualche consiglio. E questa è la perla da vicino. È un bellissimo verde, è un verde, verde smeraldo, un verde mare, insomma, con sempre delle decorazioni, con sempre delle colorazioni, non decorazioni. Con sempre delle colorazioni che vanno sui toni dell'arcobaleno. Poi ho preso queste qui che veramente mi piacciono tanto e sono un mix tra palline e questo qui. Adesso non ve lo mostro perché tanto è rotto il sacchetto. Questo qui che oltretutto sono bucate, non so se riuscite a vedere in mezzo, uno di qui e uno di lì. E secondo me delle collane con questi come centrali e sono tipo delle murrine alla fine, un po' tutto danno delle murrine, sono di vetro. Magari che ne so, uno di questi, uno questo così, fare una bella collana, comunque poi vi mostrerò il tutto. Infine ho preso queste 6, allora, tutte queste a 4 euro, queste qua invece erano 1 euro l'una, queste 6 palline questo qua me l'ha regalato perché c'era una pallina che si era rotto un pezzo e mi ha regalato la madreperla. Sono delle palline che ho pagato 1 euro l'una, io ne ho prese 6
E niente, vedete, sono i pezzettini di madreperla, anche questa secondo me viene una collana carina. Penso di farla per me questa, sinceramente. Comunque poi vi farò vedere tutto. Poi ho preso, che non riesco a farvi vedere, un altro sacchettino di perle, che erano sempre fatte perle di vetro, bianche con delle strisce in rosa, c'era un oro, insomma molto carine, ma le ho regalate ad una mia carissima amica che come noi ha la stessa passione, ma la differenza è che lei si fa gioielli per sé. E quindi mi è sembrato carino portargli un pensierino di quel genere lì. Ragazzi, io con questo video non riesco a farvi vedere le altre tre collane. Niente, adesso comunque monto questo qua, lo inizio a pubblicare e farò un altro soltanto per quelle tre o quattro collane che ho fatto, che non sono veramente niente di che, niente Miyuki, niente, però vabbè, ve le mostro perché mi piace condividere con voi il tutto. Niente ragazze, allora alla prossima, un bacione e spero di sentirvi presto e niente, ciao, un bacio.